state? Bene, una meraviglia. Meraviglia. Come vi chiamate? Lederet. Siamo in Lederet da Bologna. Perché vi chiamate Lederet? Perché, diciamo, quando stavamo cercando un nome, non ci stavamo riuscendo, diciamo, a trovarlo. Stavamo ascoltando, siamo incappati su questo pezzo su YouTube di The Normal, che è un artista inglese synth punk anni 80, che ha fatto un pezzo che si chiama Warm Leatheret. E niente, ci piaceva la canzone, lo ripeteva in modo ossessivo, diciamo, e poi abbiamo detto: ah, Leatheret, figo, ok, ci chiamiamo Leatheret. Che musica fate? Rock! Rock. Boh, sì, dai, rock alternativo, post-punk, sì. Art rock, diciamo, un delle mischione. Robe. Art punk, non lo so. Sì, un mischione, sì, di queste, sì, robe qua. E quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Vari, allora, un po' tutti ci ascoltiamo, diciamo, vabbè, post-punk in varie declinazioni, tipo anche... Da fine anni 70 a roba più contemporanea, insomma, con continuità, però siamo abbastanza onnivori, cioè c'è a chi piace il garage, a chi piace... Sì, indie, diciamo, abbiamo un po' indie, il post-punk, sì, il punk come linea comune, poi sì, ognuno ha le sue... Sì, adesso è fisso. Anche jazz, Andrea. Jazz. Sì, Andrea ha fatto il conservatorio jazz, io e Francesco lo facciamo, lo stiamo facendo, quindi sì. Come vi siete conosciuti? Come su internet, principalmente. Su un sito che si chiama Villaggio Musicale, che vabbè, lo dico. La sorta, io lo chiamo il Tinder per musicisti, diciamo, e diciamo, sì, e questo c'erano... sito, sì, questo sito di annunci molto anni 90, anni 2000, dove tu scrivi, sì, ciao, sono un bassista, cerco un batterista per fare il rock and roll, e quindi così. E poi ti arriva uno che dice, io vorrei fare Taylor Swift, dici, ok, dai, vabbè. E quindi sì, tutti su internet, tranne Andrea, che lo conoscevamo già. Sì. Voi siete tutti di Bologna, giusto? No. Solo lui. Solo il batterista. Siamo sparsi. Infatti eravamo lì per studio, grosso modo, tutti. Secondo voi il posto in cui vivete adesso influisce la musica che fate? Sì. Cioè, influisce, secondo me, più che altro sul... cioè, più che influire, nel senso stretto del termine, ci ha permesso di portare avanti il progetto, perché è comunque un luogo molto attivo. Poi la musica che facciamo sicuramente a livello più artistico, musicale, è influenzata da cose che abbiamo scoperto nel tempo e soprattutto grazie a internet, appunto. Però sì, cioè in generale Bologna è comunque una città molto vivace dal punto, sì, di vista musicale. È stimolante starci se fai musica, anche solo per osmosi, senti tanta musica, conosci tanta gente che suona, quindi questo sicuramente in qualche modo, volente o nolente, ti ispira, diciamo, comunque ti spinge, sì, a fare delle cose. Diciamo che siamo una band che oltre a fare concerti ci piace andare ai concerti spesso degli artisti comunque piccoli e anche locali. Quindi, nel senso, sicuramente viviamo un contesto che ci influenza, che è fatto di persone come noi che vogliono fare delle cose. Avete dei dischi all'attivo, singoli, video? Abbiamo Small Talk, che è il secondo disco LP che abbiamo prodotto quest'anno, è uscito a novembre dello scorso, cioè quest'anno, lo scorso anno ormai, è uscito a novembre dello scorso anno e lo stiamo portando in giro, stiamo in tour, insomma, stiamo provando a suonare il più possibile in Italia e all'estero, è questo. Poi ci sono altre sorprese, ma in futuro. Vabbè, abbiamo... non svegliamo niente. C'è anche il nostro primo album Fiesta, che è uscito nel 2022, è il nostro primo EP, primissima pubblicazione ufficiale, che è Mixed Waste. 2021, esatto, sì. Cazzo.
Cosa vi spinge a far musica? La noia, no. Che non sappiamo fare nient'altro. Sì, ma tutti noi abbiamo sempre più o meno suonato in varie situazioni, quindi è una cosa viscerale, cioè ci viene proprio da dentro, è un modo per evadere sia dalla noia sia dalla frustrazione della vita quotidiana, dalla crisi economica, il cambiamento climatico, la guerra, sono tutte tematiche che poi ci spingono a voler suonare. Il cibo spazzatura. È vero. No, beh, è bello suonare. Suoniamo però, perché ci piace mangiare all'autogrill quando andiamo in giro col furgone. Sì. Per voi cos'è la musica? La mia vita. Io l'ho appena detto, è una necessità. È sì, una necessità, una necessità, vero, vero. Esatto. Ci sta. Bravo, 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 bravo. Come avviene il processo creativo nel comporre le vostre tracce? Molto spesso ha origine con un audio WhatsApp. L'audio WhatsApp che appunto viene inoltrato sul nostro gruppo della band di WhatsApp. Ma cosa e c'è? Poi ci vediamo in. Ma cosa c'è nell'audio? Della musica. Ah, perché magari è un vocale. No, della musica, diciamo. Poi ci vediamo in sala prove e lo sviluppiamo insieme. Sì, comunque siamo, diciamo, molto caotici in realtà. Sì, cioè, non abbiamo un metodo, abbiamo mille metodi. Sì, nel senso, esatto. A volte ci vediamo in due, a volte le gemmiamo in sala prove, a volte è un'idea di uno che viene portata avanti poi insieme. Cioè, sì. Può variare molto. Dove prendete ispirazione per i vostri pezzi? Noi abbiamo molti ascolti eterogenei, cioè a tutti noi piace qualcosa di diverso, chi appunto di più il jazz, chi l'emo, chi le canzoni magari vecchie un po' da crooner, chi il garage, e quindi non so, ognuno mette un po' del suo nella composizione. Soprattutto è bello stravolgere l'idea di un altro, cioè non stravolgerla, però arricchirla con qualcosa che l'altro non aveva pensato. Diciamo che poi questo crea il mix che a noi piace. In fase di registrazione vi fate dare una mano da un arrangiatore, produttore? No, okay. No. Bene, per registrare Small Talk siamo stati seguiti da Bruno Dorella e Andrea Cola, che ci frenavano, diciamo, quando esageravamo. Ci hanno prodotto sia a livello, diciamo, tecnico, sia anche un po' più artistico, ci hanno aiutato con il brainstorming, diciamo. Sì, esatto, a indirizzarci nelle scelte, negli stimoli che venivano da noi. Loro erano tipo, ah, secondo me questa cosa funziona, questa meno, bla bla. Sì. In maniera molto pacata, però è stato un bel processo collaborazione. Sì, questa in fase già avanzata, diciamo, già di registrazione, perché quando appunto creiamo un pezzo, cioè da zero, no, siamo solo noi, cioè nel senso, no. I testi delle vostre canzoni di cosa parlano? Guarda, un sacco di cose, cioè molti sono, non lo so, abbastanza intimisti, diciamo, cioè di quotidianità, sì, sentimenti, difficoltà di adattamento e non lo so. Abbiamo una linea un po' esistenzialista. Esatto. Sì. Cioè, sì. Senso, qualsiasi cosa che ci turba o che ci rende, non lo so, eccitati, cioè, diciamo, può diventare il testo di un nostro pezzo. Sì. Così. In che lingua sono? In inglese. Perché in inglese? Ma molto banalmente perché, cioè, siamo cresciuti più o meno tutti ascoltando musica anglofona, diciamo, e quindi ci viene naturale esprimerci in inglese. E sì, no, niente, questo. Non lo so se. Sì, vabbè. Hanno anche un intento politico o sociale? No, non ci sentiamo di dire questo. Non direttamente, Nel senso che, vabbè, secondo me c'è una certa presa di posizione politico-sociale, tra virgolette, nel fare musica in un certo modo, sì, che viene da sé proprio perché lo fai in un certo modo, indipendente, sì, per i cazzi, sì, tuoi, in maniera paritaria all'interno del contesto in cui la fai. E questo ha sicuramente una valenza politico-sociale, se vogliamo, però a livello esplicito nei testi no.
cioè non ci è mai venuto in mente di scrivere dei pezzi esplicitamente di questo tipo. Però chi lo sa, magari. Concerti, il palco vi terrorizza o vi piace? No, ci piace, no, cioè nel senso sicuramente siamo delle persone un po' spaventate dalla vita, cioè, dalla vita sì, appunto, in generale, però nel senso il palco è comunque un posto nel quale noi ci sentiamo a nostro agio alla fine, a modo nostro. Che non sto a spiegare perché è un po' complesso, però nel senso comunque ci sentiamo dove dovremmo stare, così. Vero, vero. Vi piace più il momento della sala prove o sul palco? Sul palco. Noi non proviamo. Odiamo la cosa del fare le prove. Ci litighiamo per questo. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Todd Morden in Todd. La mia risposta è Todd Morden, è un paesino nel nord dell'Inghilterra, assolutamente perso nel nulla, ma quella serata è stata surreale, in questo pub proprio inglese, nella brughiera, con la pioggia intorno e i locals tutti marcissimi, tutti marci, incredibile, pieno di vecchi, biliardo, è stata una serata incredibile, io ero stra-emozionato. Anche il Supersonic a Parigi è stato bellissimo, molto bello, sì. Bici Sbrio a Ravenna pure, il festival, sì, è stato molto bello. Cosa non deve mai mancare ad un vostro live? Birra. Il cringe, cioè il momento che sul palco non si capisce bene che sta succedendo, se stiamo mandando all'aria il concerto o no. Insomma, il momento un po' improvvisazione dell'assurdo. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? Scaramanzie? Birra. No, veramente no. Cioè, nel senso, no, non siamo una di quelle band che tipo si riunisce e fa merda, no, quelle robe là, no. Non siamo così. Rito scaramantico è fumarsi una sigaretta, sì, quando dovresti già essere sul palco. Esatto. Di base ci vediamo prima che ci dice, oh sì, io mi fumo una sigaretta e arrivo. 5 minuti prima. Dal punto di vista puramente estetico, vi interessa l'aspetto visivo, visual, abbigliamento? Ci abbiamo provato. Sì, no. Cioè un po' sì, cioè, ci piacerebbe, ecco. Diciamolo così, nel senso, tipo con questo disco in cui ci eravamo creati un po' un immaginario da ufficio, diciamo, per un po' nei concerti ci provavamo a vestire eleganti e ci piaceva, era figo. Però non abbiamo mai sviluppato un discorso più ampio e più duraturo da questo punto di vista. Una cura estetica, anche se non la sviluppiamo particolarmente, cioè, nel senso, sì, cioè, come dicevi prima, un po' una presa di posizione più che altro. È individuale, diciamo, è un interesse per l'estetica individuale, cioè che tutti noi abbiamo, nel senso, che ci assomigliamo ma siamo diversi, comunque, cioè. Che strumentazione portate sul palco? Chitarra, sassofono, bacchette.
E basso. Il basso. Pedali. I pedali. Sì. Dei cavi jack. E cosa suonate quindi? Ah, io suono la chitarra. Batteria. Basso. Sax. Chitarra. Tour. Già fatto un tour in passato. Sì, ne abbiamo già fatti più di uno. In Italia abbiamo suonato tutto l'anno scorso ininterrottamente, anche quest'anno, e poi abbiamo fatto due tour esteri in Europa e in Inghilterra di una ventina di giorni l'una, e quindi sì, quelli sono stati un po' più entusiasmanti e provanti, perché vi piacciono? Sì, sì, ha voglia. Sì. Come li affrontate? Ma non li affrontiamo, cioè nel senso che partiamo e ci lasciamo quello affrontare. Sì, esatto. Improvvisando. Lockdown, voi eravate già formati? Sì, sì, noi siamo cioè, originariamente il gruppo era in due, lui, Francesco e Michele, poi in tre con Marco, poi in quattro con Jacopo, e poi io in cinque. Poi in cinque. E in cinque siamo diventati nell'autunno del 2019, quindi insomma abbiamo iniziato a fare i pezzi, abbiamo iniziato già a trovare i primi concerti, c'era già un certo fermento, ci divertivamo, e poi è arrivato il lockdown che ci ha seccati. Però quello ci è servito, perché in realtà ci ha fatto raccogliere delle idee a distanza, che poi sono diventati il primo EP che ci ha iniziato a far suonare un po' più seriamente, ecco. Ci ha fatto entrare un'etichetta e tutto. Voi durante il lockdown quindi siete riusciti a scrivere qualcosa? Sì, portare avanti il progetto? Sì. Abbastanza, sì. È uscito l'EP, infatti. Più che altro appena finito ci siamo beccati subito d'urgenza, avevamo voglia di, diciamo, di suonare, fissare le idee che c'erano venute, e poi le abbiamo registrato in casa ed è nato, insomma. Cristiano Ronaldo. Vedete la scena musicale attuale a Bologna? A Bologna? E diciamo che c'è un sacco di gente che appunto ha belle idee, cioè vuole, diciamo, esporsi artisticamente. Purtroppo magari non c'è una vera e propria, una scena nel senso proprio del termine, nel senso artisti che fanno cose non uguali ma simili. Ecco, siamo tutti un po' ognuno per la propria strada, però ci ritroviamo poi negli stessi posti a parlare di quello che facciamo, ecco. Come vi vedete tra 5 anni come gruppo? Ricchissimi, strafamosi, manifestanti. No. Anche perché se no... Sciolti. O ricchissimi o sciolti. O sciolti. No, dai. Dai, ci vediamo bene, in buona salute. In buona salute. Social. Li usate, non li usate, li odiate? Li usiamo, però diciamo non siamo proprio bravissimi a usarli. E in realtà abbiamo cominciato ad usarli seriamente tipo da 2 anni. Cioè, nel senso, prima era veramente una roba del tipo ci dobbiamo essere, fine. Da 2 anni a sta parte, sì. Un po' ci si prova. Avete un'etichetta discografica che vi dà una mano? Sì, sì. Bronson Recordings, saluti a Chris. Saluti a Chris. Avete dei progetti futuri? Sì.
Sì, dai, faremo un altro disco, suppongo. Sì. Pian pianino. Subito. Sì, sì, se ne parla l'anno prossimo, però sì. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Lederet.band su Instagram, spelling L-A-T-H-R-E-T-T. E su social, su Facebook, Lederet. Avete anche TikTok? No. Sì, cioè, ce l'abbiamo. Ma non l'abbiamo mai usato per ora. Solo volevamo fare tipo dei food cibi. Blog, delle recensioni del cibo in tour in Europa, però è durata poco la roba. Durata molto poco, siamo purtroppo. Molto costanti. Non sappiamo fare TikTok, siamo troppo vecchi per questo. Domanda di chiusura. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Chiaro. Del passato presente. Ah, dico io uno che diciamo è stata una nostra influenza, James Chance and the Contortions. Vabbè, per me, cioè, io dico il primo Billy Idol. A me piace. Dico Dean Blunt. Sad Jingler, tutta la discografia. Che è su Bandcamp, non c'è su Spotify. Vabbè, Daniel Johnston. I Pixies, giusto, grande, giusto. No, io dico Miles Davis perché è un grande, i Duran Duran perché sono altrettanto grandi, boh, un terzo artista, non lo so, Eric Clapton. Ora sì. No. Va bene, allora io dico, porco Giuda, che domanda, ragazzi. Dove vado io? Vai tu, vai. Io i Buzzcocks, Charles Manson e le Marine Girls. Allora io dico Sleepy, che spacca la nostra amica. Poi dico i Crying Newts, che sono molto bravi, gruppo di adesso. E poi vi dico di ascoltare il disco Shed dei Title Fight, perché è molto bello. Molte grazie. Prego. Grazie. Ciao. Ciao.